Ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci con un nuovo video, un video unboxing a tema potteriano, perché come ovviamente avete letto dal titolo, oggi unboxiamo il nuovo calendario dell'avvento di quest'anno. Ebbene sì, la Funko torna con il suo calendario dell'avvento. Quest'anno è arrivato in tempi record perché io ce l'ho già da un po', tipo un paio di settimane sicuro. Quindi quest'anno arriva in super anticipo, però bene, basta estate così. Clima natalizio ci piace. Prima di cominciare l'unboxing vi ricordo solamente la mia affiliazione con Pampling, di cui anche oggi vedete un esempio potteriano. Come sempre vi ricordo che potete usare il mio codice sconto FUNKO15, che però da adesso dà la possibilità di avere il 20% di sconto sul vostro ordine, quindi non più il 15 ma il 20, e lo potete usare tutte le volte che volete per tutti gli acquisti che preferite fare. Come sempre vi ricordo che, essendo un'affiliazione, se usate il mio codice sconto mi aiutate a sostenere il canale. Detto questo, procediamo e facciamo questo mega unboxing. Non vedevo l'ora finalmente di aprirlo. Questo è quello dell'anno scorso che abbiamo aperto insieme, vi lascio tutto in descrizione e in fondo al video per vedere cosa abbiamo trovato l'anno scorso. Ed ecco qui quello di quest'anno con la grafica un po' cambiata, la grafica un po' nuova, ma meno male perché non mi sarebbe piaciuto una riproposizione di quello dell'anno scorso. Oltre a questo c'è quello Marvel, ma io ho comunque preferito Harry Potter. Qui su davanti vediamo già che ci sono tre mini personaggi a tema ballo del ceppo, vedremo cosa ci sarà per tutto il resto del mese. Quindi cominciamo. Intanto lo apriamo e togliamo la sua cover. Qui. Come vedete quest'anno l'apertura è diversa, l'anno scorso si apriva in questo modo, aveva un grande pezzo che veniva su, e invece quest'anno si apre praticamente a libro. Ok, qui vediamo decorazioni molto invernali e proprio tipo da ballo del ceppo, quindi molto bene. Probabilmente il tema sarà un po' questo qui. Ok, io adesso l'ho appoggiato qui, ma non vi preoccupate perché nel frattempo riprendo con il telefono, così vi faccio la doppia inquadratura, i nostri potenti mezzi sono pazzeschi. Quindi apriamo il primo giorno, la prima casellina. Procediamo quindi con la prima casellina, vediamo se quest'anno riesco a aprirli in maniera un po' più decente. Ok, chi abbiamo? E beh, cominciamo con Harry. Quindi il primo che abbiamo trovato è Harry con il vestito del ballo del ceppo. Come vedete la dimensione è veramente piccolissima, proprio come quelli dell'anno scorso. Non è affatto male, ovviamente la pittura qui è un po' quello che è perché sono veramente piccolissimi, però dai, c'è anche la sua cicatrice. Ci piace, ci piace. Andiamo ad aprire la seconda. Che violenza. Vedo dei capelli rossi. Bellissima, abbiamo Ginny. Questa Ginny è veramente troppo troppo bellina, è fatta benissimo. Lei a livello di pittura è già meglio, a livello di scultura mi piace moltissimo, i capelli sono bellissimi, il vestito è fatto bene, quindi Ginny ci piace, approvata. Procediamo con la terza. Mamma mia, sempre più violenza. Vedo dei capelli biondi. No, bellissima Fleur. Anche se siamo solamente al terzo pezzo, questa è già la mia preferita, è fantastica. A livello di design mi piace un sacco, a livello di scultura i suoi capelli sono pazzeschi per essere così piccolina. Anche il suo fermaglio è bellissimo, il vestito è bello ma perché è super semplice, però lei è veramente stupenda, quindi ottima cosa. La adoro, è la mia preferita del momento. Andiamo avanti con la quarta. Oh dai, una siamo riusciti ad aprirla piano. Così non capisco chi è. Ma abbiamo Krum.
Finalmente una faccia nuova, ma questo esce anche in versione pop standard, quindi diciamo che è solamente miniaturizzato. Nel compenso in realtà è molto carino. Qui la pittura non è proprio il massimo della vita, i capelli non ce li ha perché sono solo dipinti. Dai, ci può stare. Poteva essere fatto meglio, ma ci può stare. Giorno 5, vediamo. Mamma mia. Allora, credo sia una signorina. E che signora, altro che signorina, è la Meg Granite. Questa nuova versione della Meg Granite mi fa impazzire, è bellissima. La sua espressione è perfetta, il fatto che abbia le mani messe così, con il vestito con le maniche ampie, è perfetta. Il cappello è bellissimo e anche qua i dettagli invece sono dipinti super bene. Grande, adoro la Meg Granite. Concludiamo quella che sarebbe la prima settimana con... Ok, il numero 6. Vabbè, questo già l'abbiamo visto, eh. Questo è Piton sicuro. E infatti, eccolo qui. Questo Piton è super semplice, non ci sono dettagli che facciano urlare al miracolo. Si perde un po' nel mucchio di tutti questi personaggini. C'è qualcosa che mi turba sulla forma della faccia, non lo so, è strana. Niente di speciale, ma neanche niente di tremendo. Andiamo avanti. Inizia una nuova settimana, cominciamo con il primo giorno. Aspetta che credo di sapere chi è. Eccolo, è Karkaroff. Sì, è proprio lui. Ecco qui il nostro preside della scuola di magia di Durmstrang. L'ho pronunciato malissimo, comunque è lui. Questo pezzo in realtà è abbastanza interessante perché i capelli secondo me sono proprio i suoi, il pizzetto sicuramente gli dà quel tocco in più, diciamo che c'è abbastanza tutto, la pittura è più che decente, quindi ok, approvato anche lui. Nuovo giorno, nuova casellina, andiamo con la numero 8. Ok, questo è un Weasley, sicuro. Esattamente. Direi che stiamo parlando di Fred o George, precisamente non so quale dei due. Eccolo qui, a livello di scultura non c'è niente di che, il vestito si vede un po' poco perché è coperto dalle maniche, oltretutto qua sono, non lo so, abbastanza imbarazzanti. Se sono quelle due cosine dipinte, non ci siamo per niente. Proseguiamo con il giorno 9. Ok, vedo altri capelli rossi. Ok, niente, direi che sono Fred e George. Se per caso ho detto comunque una stupidaggine, fatemelo sapere. Non so quale sia Fred e quale sia George. Ho provato anche a cercare adesso al volo la scena del ballo del ceppo, ma non li ho visti. Non c'è molto da dire, è uguale all'altro, ha solo i capelli un po' diversi. E siamo alla numero 10, vediamo un po'. Una delle due gemelle, eccola. Quindi abbiamo una delle due sorelle Patil, sì, dovrebbe essere corretto, anche se non so se si pronuncia esattamente così. Comunque a questo punto io andrei direttamente nella casellina dopo a vedere se c'è anche l'altra, così le guardiamo insieme. Vediamo quindi se, come da previsione, nella numero 11 c'è l'altra. Ok, sì, grazie, per fortuna. A logica, sai che ridere? Se veniva fuori qualcun altro. Eccole qui insieme, sono veramente super carine e se guardate bene c'è qualche piccolo dettaglio che le differenzia. Non sono proprio due volte la stessa con tipo i colori cambiati e basta. Infatti se guardate hanno le sopracciglia diverse, che quindi cambia proprio tutta l'espressione, anche la parte dell'attaccatura dei capelli. Quindi sì, effettivamente il mold è praticamente lo stesso, ma mi fa piacere che ci siano queste piccole differenze. Proseguiamo e arriviamo all'ultima casellina di quella che dovrebbe essere la seconda settimana. Quindi siamo a metà calendario e dopo due coppie di gemelli vediamo che cosa arriva. Eccoci a metà calendario. Vediamo. No, vabbè, ma è stupenda, bellissima.
Ecco Cho Chang con il suo vestito per il ballo del ceppo. È fantastica, è bellissima. Il vestito è veramente carinissimo. Il dettaglio dei fiori stampati è veramente microscopico. L'abito è di questo colore proprio perlato. Carinissimo anche il fermaglio. Bella, bella. Mi piace veramente tantissimo. Proseguiamo con la prossima casella, la numero 13. Eccoci qui. Oddio, sempre questa violenza. Chi è? Chi è? Madame Maxime. Ecco qui la nostra preside. È effettivamente un po' più grande degli altri. Il vestito ha tutta la texture incisa, tranne per la parte dietro. I capelli secondo me sono fatti molto bene. La mia è dipinta un po' malino, per cui molto molto carina. Proseguiamo con la prossima casellina, vediamo chi c'è. Mamma mia, sempre peggio. Mi sembra proprio, eccolo, Gazza, con Mrs. Poor ovviamente. Dunque, il concept è molto carino e in formato pop, visto che uscirà in formato pop, secondo me funziona, così è troppo piccolo. Se notate, il mio in particolare ha diversi difetti di colorazione. Mrs. Poor è piccolissima, quindi apprezzo lo sforzo, ma come vedete è abbastanza brutto, è un casino di pittura di mani rosa e del gatto. Per il resto in realtà è fatto molto bene, però secondo me per essere bello o comunque un buon prodotto, data la grandezza, è troppo piccolo. E siamo al numero 15. Chi è? Weasley ancora? Oh, eccoti Ron finalmente. Ecco qui il nostro Ron con il suo bellissimo vestito per il ballo del ceppo. Ce lo ricordiamo tutti. E anche questo, nonostante sia veramente piccolo, ha un sacco di dettagli, perché c'è tutta la texture sul vestito, è stampato e colorato bene, quindi meglio di Gazza indubbiamente. Giorno 16, non ho ancora rotto niente. Beh, abbiamo Moody, eccolo qui. Eccolo qui, direi niente di sorprendente, niente di diverso dalla sua versione pop, che è anche abbastanza datata ormai. Anche in questo comunque ci sono bei dettagli. Proseguiamo con il 17. Anche questa non è una grossa novità, abbiamo Silente nella sua versione più recente. Ecco qui il nostro Silente. Direi che mi sembra diverso dal Pop, che ho esattamente dietro di me, di lui con questo vestito che aveva le mani alzate, mentre lui le ha dietro la schiena. Quindi potrebbe esserci questa differenza. Per il resto ovviamente le lenti degli occhiali sono dipinte, non sono trasparenti come in altri che abbiamo visto, ma ci sta perché è piccolissimo. Anche qui troviamo tutta la texture sul vestito, la barba è fatta bene, il cappello è dipinto bene, quindi questo mi piace veramente un sacco. Proseguiamo con la casella 18 e direi che è proprio lui, è il nostro Cedric. Yes! Finalmente si aggiunge un Cedric alla mia collezione. Qui ovviamente non è con la divisa da Quidditch come il Pop ormai introvabile, ma è con il suo vestito per il ballo del ceppo. Qui a livello di pittura il suo vestito non è proprio il massimo della vita, la mano è abbastanza orripilante ora che la guardo, perché cioè non lo so, è inquietante. È tipo boh, non ha le dita, è orribile, orribile. Questo è più brutto delle mani dei fratelli Weasley che abbiamo visto all'inizio. Adesso mi sognerò quella mano di notte. Andiamo avanti. E siamo arrivati alla 19. Ah, Neville? Sì, è proprio lui. Oh mio Dio, ma c'ha la mano come Cedric. Ma ragazzi, ma che cos'è? Ha praticamente lo stesso mold di Cedric, compresa la mano fatta malissimo ed inquietante, oltretutto dipinto anche peggio, almeno il mio. Quindi mi dispiace, ma questo povero Neville è veramente brutto. Oltretutto il mio ha anche diverse macchie sulla faccia. Brutto, bruttissimo. Guardate anche qua il bollone bianco per la camicia. No, non ci siamo, è anche storto. No, no,
No, speriamo che andando verso la fine la situazione migliori perché stiamo precipitando verso il fondo del baratro. Vai, casellina 20, confidiamo in te. Questo è un drago. Niente, no. Il mold è quello. Stesso mold, faccia di drago. Next. Casella 21, non ci deludere almeno tu. Oh, evviva, grazie, per fortuna. Hagrid, salvaci tu la situazione. Hagrid è carinissimo, è veramente stupendo, soprattutto perché essendoci Maxim li possiamo mettere vicini. A livello di scultura è bellissimo, barba e capelli, vabbè, sono ormai i suoi, li conosciamo, però anche il vestito ha tutta la texture, è dipinto benissimo, la cravatta è carinissima, per cui questo Hagrid, super approvato, grazie Hagrid, hai risollevato il morale, mi stavo cominciando a preoccupare e a deprimere un pochino. Mancano solo le ultime tre caselline, vediamo cosa e chi ci aspetta. Ah, ma questo è sempre Ron, senza la giacca sostanzialmente. Ok. Questo Ron oltretutto ha un odore di plastica fortissimo e non so perché. E sì, sostanzialmente è lui a ballo inoltrato senza giacca, col gira sbottonato, un po' triste. Quindi, vabbè, carino, carino. Cominciamo con i doppioni. Allora sicuro spunta un altro R a sto punto. Siamo quasi alla fine, numero 23. No, perché sei così difficile? Ok. Ah, meno male, mi stavo cominciando a preoccupare. Ma questa Hermione è inedita. Oddio, ma come mai? Guardate la sua pose, proprio mentre sta ballando. Ma non l'avevamo vista ancora così, direi. E mi dispiace solo a questo punto che Krum sia dritto impalato e potevano farli insieme, a meno che nell'ultima non ci sia Krum. Comunque, il suo vestito è stupendo, i capelli come il pop sono meravigliosi, quindi lei è nella mia top 3 insieme a Fleur e Cho Chang. Siamo arrivati alla fine, ultima casella, quella che dovrebbe essere la vigilia di Natale. Ah, vabbè, che conclusione un po' indegna, dai. Concludiamo con il secondo Harry di questa box. Per fortuna solo il secondo, poteva andarci molto peggio. Come il Ron di prima, lui senza giacca, quindi niente di speciale. Anche qui a livello di colorazione, mamma mia, è un po', vabbè, insomma, secondo me non proprio necessario, ma ok, va bene, grazie Harry. Quindi siamo arrivati in fondo, abbiamo aperto tutto il calendario dell'avvento di Harry Potter di quest'anno. Come vedete l'apertura quest'anno, come dicevamo, è così a libro. Quello che mi dispiace è che quest'anno non c'è lo scenario, almeno se non per le due parti laterali, e non ci sono neanche i pezzi di scenografia come l'anno scorso. Se vi ricordate, l'anno scorso ci avevano dato il platano picchiatore e la casa di Hagrid da mettere sullo sfondo, per cui quest'anno niente, peccato. Quindi, cosa ne penso del calendario di Harry Potter dell'avvento di quest'anno? Bene, ma non benissimo. Nel senso, bene perché mi piace l'idea di farlo tutto a tema ballo del ceppo, abbiamo avuto finalmente personaggi nuovi, alcuni che arrivano anche in formato pop, quindi questa sicuramente una nota positiva. Ci sono pochi doppioni, abbiamo solo due Harry e due Ron, mentre l'anno scorso era stato un po' più un tripudio di mille versioni dello stesso personaggio, quindi altra cosa positiva che mi è piaciuta. Il non benissimo sta per quei personaggi con lo stesso mold, con la mano orribile, pitturata malissimo, scolpita peggio, quindi quello no, direi che è la cosa che più non mi è piaciuta e che più mi ha dato fastidio, ma nel complesso direi che mi è piaciuto, sono contenta. Ovviamente l'anno scorso è stato il primo, quindi eravamo un po' tutti impazziti. Questo è molto interessante per completare e sicuramente per allargare la collezione di questi mini pop, perché uniti ai 24 dell'anno scorso il numero comincia a diventare veramente importante. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate, se l'avete già acquistato,
già aperto, se lo prenderete, fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo molto presto qui sul canale. Ciao!